La legalità è una cosa che si costruisce dal basso, vedo qui tanti giovani, quindi nulla di più appropriato. Altissimo valore simbolico. Altissimo il valore simbolico proprio in questa terra. Coniugare legalità in questa terra è una cosa estremamente difficoltosa. Mi sentirei di sintetizzare il senso della legalità in uno slogan che potrebbe essere questo: non ci può essere futuro senza legalità. Se non c'è legalità, il futuro appartiene agli altri, a quelli che vogliono che non si affermi la legalità. E allora, poiché voi siete giovani, la legalità è il mezzo che consente di essere padroni del vostro futuro e quindi diventa un bene prezioso rispetto al quale dobbiamo fare tutto il possibile. E tutto il possibile non sono grandi cose, sono tante piccole cose. È il quotidiano della legalità che bisogna sedimentare in queste, in questa terra. Il prefetto diceva poco fa: legalità è mettere il casco, legalità è non buttare le carte per terra, legalità è non parcheggiare in doppia fila. Sì, esattamente questo è legalità. Non comprare i prodotti contraffatti, evidentemente. Occorre che ciascuno di noi faccia la sua parte per la legalità, faccia la sua parte nel quotidiano con tanti piccoli comportamenti. E ciascuno di noi si deve pensare che quando non rispetta la legalità sta rinunciando a una parte del proprio futuro, perché c'è qualcuno che senza legalità si impossessa del nostro futuro. Allora difendiamo la legalità, in questo modo difenderemo il nostro futuro. Grazie. Grazie, signor generale. Grazie, buonasera a tutti, grazie al sindaco del comune di Ottaviano, al difensore civico per questa occasione di incontro, occasione di incontro che, come hanno già evidenziato il questore, il comandante provinciale della finanza e prima ancora il prefetto di Napoli, è, diciamo così, un'occasione per riflettere sul significato e sull'importanza della legalità ai fini, diciamo così, dello sviluppo e, della civile convivenza a tutte le latitudini. Noi che viviamo in Campania, a Napoli, nella sua provincia, avvertiamo con particolare urgenza l'esigenza della legalità, perché in questa terra evidentemente, insomma, soffre di maggiori problemi che dipendono evidentemente da una serie di cause che non si possono esaurire qua in questa serata e non sono oggetto del convegno. Certamente, come evoca il titolo del convegno, Memoria e Legalità o Legalità e Memoria, c'è bisogno di ricordare sempre, costantemente, il significato dell'impegno di quanti si sono spesi in nome della legalità. E come avete visto dalle immagini che ripercorreva il filmato, non c'è univocità di protagonisti, c'erano uomini delle forze di polizia, c'erano magistrati, c'erano preti, c'erano giornalisti, c'erano politici, c'era gente che faceva qualsiasi mestiere. Forse abbiamo fatto torto a qualcuno perché qualche altro soggetto non era gli imprenditori e quanti altri. Quindi c'erano tante persone, c'era la cittadinanza rappresentata, diciamo così, nella sua interezza e nella sua, in tutte le sue sfaccettature, a dire che la legalità, il progresso che è legato alla legalità, le opportunità che sono legate alla legalità appartengono a tutti noi. E solo attraverso l'impegno e la testimonianza, cioè attraverso l'esercizio della legalità, l'impegno di tutti, c'è la possibilità di cambiare qualcosa. E sono sicuro che tutti quelli che sono presenti, non solo qua, sono orientati a cambiare, a fare quanto è nelle loro possibilità per modificare nel meglio la nostra società. Grazie. Grazie, signor Governatore. Io inviterei a questo punto Don Lino D'Onofrio, in rappresentanza di un personaggio che ci è vicino come collettività ottavianese, che Sua Eccellenza il Vescovo di Nola, che non è potuto essere con noi per un impegno pregresso, però noi abbiamo piacere di un saluto che è una nostra guida. Prego, Riccardo. Grazie moltissimo, saluto tutte le autorità presenti, porto il saluto di Sua Eccellenza che questa sera, come tanti di voi di Ottaviano sanno, è in visita pastorale perché le comunità
comunità parrocchiali di questo territorio hanno già ricevuto questo tipo di esperienza, la sua permanenza per una settimana nelle diverse comunità. Chi quotidianamente si trova, come chi vive nelle parrocchie, ad avere a che fare con i ragazzi, le giovani generazioni, eccetera, è portato a dire attenzione, perché se è vero, ma mi pare che stiamo caricando le loro spalle di un peso troppo forte, di un peso troppo grave, probabilmente il discorso dovrebbe andare a noi più adulti, che dovremmo recuperare due aspetti anche importanti. Il senso dell'educare, perché forse l'abbiamo un po' smesso o un po' messo da parte, o abbiamo forse pensato che educare potesse essere soltanto dare delle regole. Non è soltanto dare delle regole, è essere delle persone diverse, differenti in qualche maniera. Il secondo aspetto è continuare a sognare, perché il sogno è dei giovani ma è anche delle persone adulte, cioè sapere di potercela fare, perché altrimenti invecchiamo prima del tempo e sinceramente non c'è possibilità di venirne fuori se si sta con le spalle piegate. C'è necessità di essere forti per poter affrontare anche il futuro, e questo non è distante da quanto possiamo realmente fare. Lo si è fatto in questi anni, bisogna continuarlo a fare. Lo si diceva un po' da parte di tutti quanti, la peggior cosa sarebbe tacere o pensare che tutto cammina in un'apparente tranquillità. Forse è il momento di tenere alto un senso critico, una capacità di leggere oltre le apparenze, la possibilità soprattutto di sapere che si può fare, ma soprattutto si può fare unicamente insieme. Nessuno ha la risoluzione e nessuno può agire da solo. Insieme certamente si può e si può molto di più. Grazie moltissimo. Grazie a Torlino. Quindi entriamo nel vivo del convegno, la parola a un maestro del giornalismo, il direttore Corbo, che modererà l'incontro.